Ciao a tutti e bentornati sul canale delle pagelle, benvenuti a Storie di Calcio. Oggi parleremo della clamorosa papera di Giuliano Sarti. All'ultima giornata del campionato 1966-1967, sul campo del Mantova avvenne un clamoroso episodio. L'Inter venne battuta per colpa di un incredibile errore del portiere Giuliano Sarti. I nerazzurri vennero superati dalla Juventus che si aggiudicò lo scudetto. È il 1° giugno del 1967, un giovedì. La Lega ha spostato l'ultima giornata per l'impegno internazionale dell'Inter. È l'ultima gara di campionato. L'Inter guida la classifica con 48 punti, la Juve segue a 47. La squadra di Elenio Herrera deve affrontare un'apparente tranquilla trasferta a Mantova, mentre i bianconeri hanno una sfida non facile in casa contro la Lazio, che deve evitare la sconfitta per non retrocedere in B. I nerazzurri entrano in campo con Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Domenghini, Mazzola, Cappellini, Suarez e Corso. L'Inter deve vincere a tutti i costi per aggiudicarsi il titolo. Al Mantova viene offerto un premio partita in caso di vittoria per incentivare l'impegno. Tutti accettano tranne uno, Beniamino Di Giacomo, detto Gege o Gege, ex giocatore dell'Inter per qualche stagione. Ad alimentare il caso contribuisce anche l'arbitro Francescon, che una volta terminato l'appello dice: «Ragazzi, è inutile che oggi andiate a finire a terra in area del Mantova. Tanto ve lo dico subito, un rigore a vostro favore non lo concederò mai. Non ho nessuna voglia di sentirmi dire che vi ho regalato lo scudetto». Inizia Mantova-Inter, gli ospiti incominciano subito alla grande, Suarez è padrone assoluto del campo, Mazzola colpisce la traversa, Zoforo è battuto. Il primo tempo termina 0-0, stesso risultato a Torino tra Juventus e Lazio. Dopo 4 minuti della ripresa, il fattaccio, Bedin perde la palla a metà campo, Di Giacomo prende palla e di fronte a sé ha solo il libero dell'Inter, Picchi. Gege, invece di puntare la porta, si lascia curiosamente accompagnare verso la zona della bandierina dall'ex compagno di squadra che dice: «Gege, stai largo!» Di Giacomo effettua un innocuo cross al centro. Giuliano Sarti, completamente solo, si fa incredibilmente sfuggire la sfera, che entra in rete. L'Inter è distrutta, ma reagisce. Nel finale ci sono 2 episodi sospetti in area del Mantova. Prima Suarez e poi Mazzola vengono atterrati, ma l'arbitro non concede il rigore. Intanto la Juventus passa in vantaggio con Bercellino e raddoppia con Zigoni. I bianconeri sorpassano l'Inter e conquistano il 13° scudetto. Pochi giorni dopo la papera di Sarti, Emilio Violanti, giornalista della Gazzetta dello Sport, predice: «Vedrete che ora finirà la Juventus. Ci starà un paio d'anni e poi sparirà nel giro del grande calcio, perché questi episodi il grande calcio gli rifiuta». Giuliano Sarti finì alla Juventus, ci restò 2 anni e poi scomparì dal giro del grande calcio. Grazie a tutti per aver seguito Storie di Calcio. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo e soprattutto fatemi sapere quali storie vi piacerebbe che io vi racconti. Grazie e a presto!